Nella sostanza, in ciò che più conta del discorso di Severino, non mi sono mai sbagliato. E non mi sono mai sbagliato anche quando ho parlato di qualcosa di molto affine al discorso di Severino, ma comunque non coincidente, ovvero una forma generica di eternalismo che potrebbe essere implicata dalla teoria della relatività. Anche in questo non mi sono sbagliato. Ho confutato le opinioni secondo cui l'eternalismo non sarebbe in alcun modo implicato in ambito scientifico e dalla teoria della relatività. Non sto dicendo che dalla teoria della relatività debba necessariamente essere implicato, ma che è una possibilità. E spiego perché. E spiego anche poi le criticità a cui va incontro la teoria della relatività nel comportare una forma di eternalismo, rinunciando al tempo assoluto. Allora, se la teoria della relatività implicasse la negazione del tempo assoluto, allora seguirebbe una forma di eternalismo. Anche qui non sto dicendo che la teoria della relatività debba per forza negare il tempo assoluto, sto dicendo che se lo facesse, quella sarebbe la conseguenza. Perché? Senza un tempo assoluto, gli eventi, al di fuori dei rapporti re relativi che intratterrebbero tra loro, non potrebbero venire in assoluto prima o dopo rispetto ad altri. Perché se avvenissero in assoluto prima o dopo rispetto ad altri, si troverebbero inclusi in un tempo non più relativo, cioè non più interno ai rapporti tra i vari eventi e tra i vari sistemi, ma in un tempo assoluto onnicomprensivo. Se la teoria della relatività intende negare un tempo assoluto, la conclusione necessaria è che sta affermando indirettamente una forma di eternalismo. Perché se gli eventi al di fuori dei rapporti che intrattengono tra loro non esistono in alcun tempo, non possono in se stessi venire prima o dopo rispetto ad altro, e quindi, come unica alternativa, non possono che essere eterni, cioè esserci sempre. Se venissero prima o dopo, sarebbero nel tempo, si starebbe affermando un tempo assoluto. Però essere eternamente presenti può essere problematico cercando di negare un tempo assoluto. Può sembrare paradossale, ma cercherò di spiegare perché. Prima di farlo, vorrei far notare che un tempo relativo non sarebbe comunque sufficiente per giustificare la realtà degli eventi. Se gli eventi con i loro rapporti non esistessero in sé, cioè fossero delle cose che esistono di per sé, non potrebbe esistere neanche il rapporto tra di loro. Le cose non possono esistere solo ed esclusivamente nel rapporto. Il rapporto che include delle cose richiede, d'altro canto, che le cose siano anche in se stesse, che poi l'essere in se stesse non sia separabile da quel rapporto e che viceversa, o per meglio dire, per complementarità, il rapporto non possa esservi in modo astratto da quelle cose in sé per sé, è un altro conto. Ma non si può ritenere che si possano dare dei rapporti senza che gli oggetti di tale rapporti siano in sé e non solo per sé. Essere in sé vuol dire che delle cose sono per se stesse ciò che sono. L'essere per altro, l'essere per sé, significa essere tali in rapporto ad altro. I due tratti sono inseparabili. E qui si riprende la dialettica hegeliana, ma epurata, da epurare, diciamo, rispetto agli abbagli nichilistici.
Quindi, se esistessero solo le cose all'interno degli eventi, dei rapporti che ospiterebbero un tempo relativo, non ci sarebbero affatto neanche le cose. Non possono esservi rapporti tra delle cose se quelle cose non sono anche in sé, oltre che per sé. Essere in sé vuol dire essere presenti, esserci. Se non ci fosse un tempo assoluto fuori dai tempi relativi dei rapporti, appunto, tra le varie cose della realtà, allora nessuna cosa esisterebbe. Perché è come se non esistessero mai di per sé le cose. E allora se non esistessero mai di per sé, non potrebbero neanche esistere all'interno dei rapporti che intratterrebbero con le altre cose. Lo ripeto, non voglio separare le cose dai rapporti che esse hanno, ma far notare che la realtà delle cose non può ridursi totalmente al rapporto che hanno con le altre. E viceversa, le cose non possono ridursi a loro stesse, perché comunque sono incluse in un rapporto. L'essere il rapporto e l'essere se stesse da parte delle cose compone la loro identità concreta. Ora, un tempo assoluto, se mancasse, farebbe mancare anche un presente unitario, un presente onnicomprensivo. Questo vorrebbe dire che se si negasse un tempo assoluto, al di fuori dei tempi relativi, gli eventi con le loro cose non esisterebbero mai, non sarebbero mai presenti di per sé, e se non fossero mai di per sé presenti, non potrebbero esserlo neanche nel rapporto con le altre cose, quindi all'interno di un tempo relativo. Non può esserci un presente unitario se manca un tempo assoluto, perché anche una forma di presente di quel tipo implicherebbe appunto l'essere in un qualche tempo, l'essere in un'attualità. A meno che non si voglia separare l'attualità dell'essere presente dalla temporalità. Tuttavia, se si intendesse sostenere che un tempo relativo è sufficiente per giustificare la realtà delle cose, si starebbe sbagliando, perché quantomeno comunque una forma di presente onnicomprensiva dovrebbe essere inclusa. Se poi questa implicasse una forma di tempo, no, se ne può discutere. A mio avviso implicherebbe già una temporalità, potremmo dire. Perché il presente è già parte del tempo, il tempo è fatto dall'attualità del presente, dal passato e dal futuro. Il presente fa comunque parte del tempo. Se per la relatività mancasse anche un presente onnicomprensivo, allora tutti gli eventi sarebbero sconnessi tra loro, non avremmo più una realtà. Perché mancando anche un presente onnicomprensivo, nessun evento sarebbe presente in sé e quindi non ci potrebbe essere nessuna compresenza di eventi. Non ci sarebbe un tempo in cui tutti gli eventi sono presenti, ma ognuno esisterebbe nel suo tempo relativo. Quello innanzitutto vuol dire essere presenti, è anche una questione di spazialità, di concretezza dell'esserci. Il tempo non è separabile dallo spazio, dalla presenza di qualcosa. Se no si ha di nuovo una concezione astratta, isolata del tempo. E quindi una forma di presente onnicomprensivo deve esserci per affermare una realtà di eventi. Altrimenti non avremo un insieme, appunto una realtà di eventi, ma una serie irrelata di eventi, talmente irrelata che non sarebbero neanche un insieme, appunto, non sarebbero neanche una sequenza, e addirittura non si potrebbero neanche definire parti di un insieme o parti isolate di qualcosa, perché anche essere parti di qualcosa, appunto,
o di una molteplicità di altri eventi significa implicare quella molteplicità, che però, mancando un presente rispetto al quale le parti sarebbero tra loro presenti, non permetterebbe neanche di avere quella molteplicità. È come se ogni evento fosse una realtà isolata rispetto alle altre, quindi si prospetterebbe una realtà sgangherata, isolata, totalmente nichilista, che è totalmente impossibile, è contro l'evidenza, è contro ogni logica, quindi escludere anche un presente, non solo un tempo assoluto, ma anche una forma di presente, diciamo assoluto, nella relatività, comporterebbe queste contraddizioni. Invece la teoria siseveriniana non va incontro ad esse. No, perché prospetta una forma di presente onnicomprensivo, che è la coscienza infinita. E qui ripropongo l'esempio dei fotogrammi di una pellicola. Mentre vi è una dimensione ulteriore rispetto alla nostra, dove tutta la pellicola dei fotogrammi, dell'intera realtà, è eterna, appare sempre nella sua compiutezza, nella nostra prospettiva appare in modo parziale, cioè appare una parte alla volta di quella sequenza, e questo determina la percezione del divenire. L'intera realtà della pellicola esisterebbe tutta presente insieme nella coscienza infinita, quindi la realtà sarebbe salvaguardata nella sua unitarietà, l'inseparabilità di tutte le cose in quella struttura unitaria. Quindi l'eternalismo prospettato da Severino, già solo per questo, vince contro l'eternalismo prospettato eventualmente dalla relatività. Ribadendo che non sto qui dicendo che la relatività implichi per forza una forma di eternalismo, sto però dicendo che se si esclude un tempo assoluto, quella è l'implicazione necessaria.